Confronto stamane fra la seconda municipalità e l'assessore ai lavori pubblici Bosco, al centro del dibattito i lavori al cantiere Gioieni. Direttore dell'Università di Catania, Pignataro, accoglie le matricole dell'Ateneo per l'inizio delle lezioni e rivolge loro un messaggio: non fatevi rubare il futuro. Studenti in corteo oggi per le vie di Catania, si protesta per rivendicare i diritti essenziali, occupato il centro della città. Ben ritrovati, dibattito aperto sul nodo viario Tondo Gioieni, al centro del Consiglio, promosso dalla seconda municipalità stamattina al Castello Leucatia, le criticità dopo l'abbattimento del cavalcavia. Intervenire l'assessore ai lavori pubblici Bosco. Sentiamo il servizio. Un consiglio per fare il punto sui lavori per la realizzazione della rotatoria, ma anche sulla situazione della circolazione dopo l'abbattimento l'estate scorsa del cavalcavia del Tondo Gioieni. Lo ha tenuto stamattina la seconda municipalità qui al Castello Leucatia. Di intervenire il presidente della circoscrizione Enzo Licausi, ma anche l'assessore ai lavori pubblici del comune di Catania Luigi Bosco. Noi li abbiamo intervistati. I lavori stanno seguendo il cronoprogramma prefissato. Il cronoprogramma prevedeva, a partire dal nuovo inizio che è seguito alla demolizione, una durata di circa 4 mesi. Siamo nella fase tecnicamente più complessa dei lavori, che è quello dello spostamento dei sottoservizi. E quindi in apparenza si ha una sensazione non velocità, non vorrei dire lentezza, ma perché sono operazioni delicate, quelle che coinvolgono maggiormente la relazione tra aziende diverse, e quindi hanno bisogno di coordinamenti, perché in questo momento mi sono sentito ieri che sono stati posizionati già i tubi corrugati forniti dall'Enel, almeno la prima parte, fino a ieri sera. Oggi probabilmente avrebbero portato gli altri per completare il posizionamento di questi tubi, dove poi dovranno essere posti, all'interno dei quali dovranno essere posti i cavi dell'Enel. Per me il sottopassaggio era necessario per fare in scorre più circolazione, per essere migliore la circolazione che si occupa in quel punto. Ora non lo so se si riesce a sistemare tutto o non si riesce, mi sembra strana la cosa, c'è un ritorno di nuovo come era prima, però spero anche per l'assessore, per il sindaco, che tutto va bene. E rimaniamo in tema, perché atti vandalici sono stati compiuti da parte di ignoti la notte scorsa ai danni di un rullo vibrante. Si tratta di un mezzo pesante della ditta che ha in appalto i lavori di costruzione della mega rotatoria, che prenderà il posto del cavalcavia del Tondo Gioieni, abbattuto l'estate scorsa. È il terzo danneggiamento subito al cantiere. Dell'episodio si stanno occupando i carabinieri del comando provinciale di Catania. Cambiamo argomento, si apre l'anno accademico, il rettore Pignataro ha deciso di accogliere le matricole rivolgendo loro un consiglio per il futuro, sentiamo. Il consiglio è quello di saper leggere il momento storico, di comprenderne le dinamiche e le necessità. Il tempo dei sacrifici e della passione, così lo ha definito Giacomo Pignataro, rettore dell'Università degli Studi di Catania, nel messaggio di benvenuto alle matricole. Ci troviamo nel Dipartimento di Economia e Impresa, Aula Magna del Palazzo Fortuna, dove il rettore spiega perché oggi bisogna investire sul sapere e sull'istruzione. Non lasciatevi prendere e rubare il futuro da chi dice e pensa che l'istruzione non serve, che l'università non serve. L'istruzione serve, e come. Questo oggi non è un paese per i giovani, perché viene sottovalutato e viene ridimensionato il peso dell'istruzione. Perché l'istruzione è per i giovani, l'istruzione è i giovani. Se questo paese oggi ha una possibilità, se questa terra nostra siciliana ha oggi una possibilità di uscire dal momento anche difficile che tutti stiamo attraversando, se c'è una via di uscita è nella conoscenza. Certo, è anche il tempo della comunicazione che viaggia alla velocità di un click, il tempo di Facebook e dei social network, ma
per saper gestire il flusso enorme di informazione bisogna saper leggere, essere curiosi e competenti. Non è la quantità che rende voi in grado di essere competenti. Occorre saper leggere quelle informazioni. Ci vuole la lente per leggere. La lente la fornisce la scuola, la lente la fornisce l'università. L'università, prima che un luogo di trasmissione del sapere, è un luogo dove si formano le coscienze. Questa è l'università oggi che vogliamo costruire sempre di più e sempre meglio. CGL, CISL... Il consiglio è quello di saper... Scusate, CGL, CISL e UIL di Catania, nell'ambito della giornata di mobilitazione nazionale Fermiamo le stragi del Mediterraneo, indicano un presidio di fronte alla prefettura di Catania oggi pomeriggio alle ore 17:30. Andiamo avanti, corteo nel cuore della città. Stamattina migliaia di studenti di tutte le scuole di Catania hanno protestato per rivendicare i loro diritti da Piazza Roma a Piazza Stesicoro. I ragazzi hanno occupato le vie del centro mandando in tilt il traffico. Sentite. Sono scesi in piazza in migliaia stamattina gli studenti delle scuole e dell'università per rivendicare i loro diritti, dalla distinzione tra scuole private e scuole pubbliche al diritto allo studio e all'edilizia scolastica. I ragazzi provenienti da tutti gli istituti, dal Cannizzaro al De Felice al liceo artistico Emilio Greco, si sono dati appuntamento in Piazza Roma e hanno occupato tutte le vie della zona mandando in tilt il traffico. Urla, musica e bandiera al vento per le vie del centro fino all'occupazione simbolica di Piazza Stesicoro. Protestiamo perché non si può che ci siano scuole di serie A e di serie B. Serie A sarebbero le scuole private che sono finanziate dalla regione, mentre le scuole di serie B siamo noi che siamo le scuole pubbliche, che paghiamo tante tasse senza avere nessun riscontro. Non ne possiamo più. Infatti ora stiamo organizzando tutte le scuole, ci riuniamo e protestiamo. I ragazzi del liceo artistico hanno anche realizzato dei pupazzi con le tasche senza soldi. Sam è un personaggio che rappresenta la scuola, che appunto è con le tasche di fuori in segno di non avere soldi. Noi infatti in quanto liceo artistico abbiamo maggiori disagi su questo fatto. Ad esempio l'anno scorso non avevamo l'argilla per lavorare e quest'anno è crollato il soffitto dell'aula di plastico. Quindi senza queste cose non possiamo lavorare. Accanto a loro gli studenti universitari. Scuola e università assieme per protestare, cosa chiedete? Allora, chiediamo un trattamento più equo per gli studenti e soprattutto far sì che il diritto allo studio non sia un privilegio, ma sia realmente un diritto che, oltre ad essere sancito per Costituzione, divenga effettivamente un diritto acquisito degli studenti. Per questo gli studenti delle scuole superiori della Federazione degli Studenti scendono in piazza e per questo noi della Rete Universitaria Nazionale scendiamo in piazza al loro fianco, per un appuntamento importante che inizia una serie di iniziative e di appuntamenti che vedranno e ci vedranno protagonisti con l'intero arco di tutto l'anno. Quali sono i problemi effettivi? I problemi effettivi sono l'edilizia scolastica per le scuole superiori. Veramente pochi istituti superiori a Catania e in provincia sono agibili, hanno un certificato di agibilità. Questa è una cosa gravissima. Gli studenti non possono rischiare la vita ogni qualvolta vanno e vanno ad apprendere, ad imparare, vanno a scuola. Il diritto allo studio. Una quantità ingente di fondi non sono trasferiti per il diritto allo studio per gli studenti delle scuole superiori. Cosa? Che sarebbe dovuta essere stata fatta. E noi dell'università camminiamo a braccetto con i ragazzi perché le loro battaglie sono le nostre battaglie. Sonia Lafarina per TG La Sesta. E adesso la cronaca. I carabinieri della stazione di Nesima hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Messina nei confronti della 39enne catanese Maria Rosa Tasco. La donna è stata riconosciuta e condannata per una rapina commessa a Roma nel 2002 con l'aiuto di un complice. L'arrestata è stata associata nel carcere di Piazza Lanza, dove espierà la pena di un anno e 9 mesi di reclusione. Passiamo al calcio. Il Catania osserva con attenzione le prestazioni dei giocatori etnei convocati dalle rispettive nazionali. Tra gli acciaccati migliorano Izco e Berghessio. Sentiamo il servizio di Antonio Costa. Ancora un istante e ci siamo. Il servizio è quasi pronto, ok. In casa Catania non ci si concentra solo sulle vicende che riguardano strettamente la squadra rossazzurra, poiché nelle prossime ore alcuni dei giocatori etnei convocati dalle rispettive nazionali scenderanno in campo ancora una volta.
È il caso di Plasil, che cercherà di aiutare la Repubblica Ceca a risollevare una situazione difficilissima in chiave qualificazione mondiale, mentre bisognerà vedere se Taxidis giocherà tra le file della nazionale greca, dopo essere andato in panchina nell'ultima apparizione ufficiale degli ellenici. Di sicuro toccherà la panchina ad Andújar, che continua ad essere considerata da Sabella come il secondo portiere della nazionale argentina. Grandissima è poi la curiosità per l'eventuale esordio di Biraghi in Under 21, dove Di Biagio potrebbe schierarlo nel match di lunedì contro i pari grado del Belgio. Giommeri invece giocherà certamente nell'Under 21 slovacca, sperando di dare ulteriori segnali di crescita a Maran. Tornando poi a quanto accade a Torre del Grifo, resta fondamentale il pieno recupero di Spolli, Berghese e Rizzo, senza trascurare l'importanza di una condizione soddisfacente per Alminone e Alvarez. I miglioramenti ci sono da parte di tutti, e questo non può che far felice Maran, che probabilmente per il match contro il Cagliari dovrà rinunciare solo a Spolli, anche se il numero 3 rossazzurro cercherà comunque di stringere i denti e recuperare in extremis. E abbiamo un'altra notizia di cronaca. Continua senza sosta l'attività degli agenti della polizia a Noari al comando del commissario Francesco Caccamo, impegnati per il ripristino della legalità e contro l'abusivismo commerciale. Gli assessori alle attività produttive, Angela Mazzola, e il vice sindaco Marco Consoli, con delega alla polizia urbana, hanno disposto gli interventi. Verifiche contro l'abusivismo commerciale si sono svolte nella zona di Viale Mario Rapisardi. Gli agenti dell'Annuaria hanno sequestrato 32 casse di articoli ortofrutticoli. Oggetti vari sono stati trovati e sequestrati a venditori stranieri. Si tratta di 1.100 pezzi tra orecchini, bracciali, collane e piercing in metallo nocivo per la salute. Ben ritrovati, uno sportello anagrafico aperto di sabato per il rilascio di qualsiasi certificato è quello situato nel punto anagrafe Porte di Catania. L'assessore Marco Consoli ha disposto l'apertura dell'ufficio in via sperimentale anche il sabato dalle ore 9.30 alle 13.30. Nel punto anagrafe, che è aperto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17, è possibile ottenere qualsiasi certificato. Andiamo avanti, è in corso la festa dedicata alla cultura giapponese, la manifestazione che avrà luogo fino al 13 ottobre al Duomo, ha accolto numerose attività e ospiti internazionali. Vediamo. Si sta svolgendo a Catania la festa della cultura giapponese. Dal 6 al 13 ottobre a Piazza del Duomo avranno luogo varie esposizioni di prodotti tipici, cerimonie, cosplay parade e ancora vestizione del kimono, karate e l'attesissima fashion walk che si svolgerà nel fine settimana. La manifestazione, con il patrocinio del Comune di Catania e dell'Università degli Studi di Catania, in collaborazione con l'associazione culturale Amici del Giappone, Rakuen Cosplay, Games & Comics e Manga Games, insieme a numerose attività, ha inaugurato al Museo Diocesano la mostra dedicata alle porcellane dell'artista Ikoizuki Damiani, un'ampia esposizione delle opere in porcellana, per la prima volta in Sicilia. Prima di tutto vorrei ringraziare la città Catania. Di essere ospite di questa città mi sento molto onorata. E questa mia passione, dipingo più o meno 25 anni, e terza cottura. Prima cottura è chiaro chiaro, seconda cottura deve mettere colore parte scuro, chiaro, terza cottura con oro. Quindi ci sono varie cotture. Temperatura è 2780-800 gradi. Un riscontro del tutto positivo da parte dei cittadini catanesi, spiega Alessio Riolo, il presidente dell'associazione culturale Ex Cogito ed organizzatore dell'evento, che si ritiene soddisfatto della calorosa partecipazione da parte della cittadinanza. La settimana della cultura giapponese nasce con l'intento di avvicinare due culture, quella italiana, siciliana in particolare, e quella giapponese, tanto distanti ma veramente tanto vicine. La manifestazione è iniziata domenica 6 e già ha dato modo e ha dimostrato quanto i catanesi siano vicini alla popolazione giapponese. Abbiamo avuto un'inaugurazione con tantissime persone intervenute, tantissime autorità cittadine, quindi speriamo che il futuro ci riservi tantissime altre manifestazioni come questa. E adesso un aggiornamento dalle agenzie. 5 voli sono stati dirottati da Palermo a causa del maltempo verso gli scali di Catania e Trapani. A Fontanarossa è stato spostato l'EasyJet proveniente da Londra e il Ryanair da Marsiglia.
E andiamo avanti, prima edizione del Meeting Day. Si è svolto ieri per la prima volta a Catania il percorso di orientamento formativo e lavorativo rivolto a tutti i giovani disoccupati. Sentiamo il servizio. Si è svolta ieri al Palazzo della Cultura la prima edizione del Meeting Day Orienta Giovani a Catania. Si tratta di un percorso di orientamento organizzato dall'Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Catania in collaborazione con l'Associazione Centro Atena, rivolto a tutti i giovani in cerca di lavoro. Qual è l'obiettivo del Meeting Day? Allora, il Meeting Day è una giornata di informazione e di orientamento per i giovani sia al mondo della formazione, che non è solo quella universitaria, e sia al mondo del lavoro. Infatti ci sono delle aziende che prendono curriculum e che faranno una sorta di recruiting. Tra le aziende la Fides, SOS, la NAP e tante altre. A chi è aperto il Meeting Day? Il Meeting Day è aperto a tutti i ragazzi, dai ragazzi delle ultime classi delle scuole superiori, quarto e quinto anno, agli studenti universitari, ma anche a gente più grande che è in cerca di lavoro o comunque di formazione. In che modo Agenzia Giovani orienta i ragazzi? Noi diamo l'opportunità anche di poter preparare e stilare il curriculum per chi non ce la facesse, o comunque dare dei consigli, ma questa è una delle tante attività che l'Agenzia Giovani in questo momento ha in itinere. Per esempio, un'altra attività è una mostra di giovani artisti che abbiamo allestito proprio nella sala qua accanto, in cui alcuni giovani che fanno parte del nostro archivio stanno esponendo delle loro opere, ma naturalmente tante altre attività, come per esempio dare informazioni sull'imprenditoria giovanile, oppure ancora dare informazioni sui corsi, master, eccetera. Quanto è importante tutto questo in un periodo di crisi? Beh, sicuramente è importantissimo. Deve anche considerare che anche il Comune di Catania purtroppo soffre di questa crisi, però quello che si può fare è qua, alla luce di tutti, naturalmente a costo zero per l'amministrazione, ma che ha una grande valenza comunque per i giovani. Sonia Lafarina per TG La Sesta. Lunedì prossimo, 14 ottobre, gli uffici anagrafe del comune di Acicastello in piazza Micale resteranno chiusi a seguito di lavori di derateizzazione effettuati nel weekend. E prima di chiudere vi ricordiamo che il nostro TG odierno sarà disponibile online fra poco all'interno del canale YouTube di Sesta Rete. Grazie per averci seguito e arrivederci.